Abbiamo sentito qui a Berlino ottimi risultati per il progetto frutta e latte nelle scuole. Ho sentito dei numeri straordinari. Il dottor Bianchi del Ministero delle Politiche Agricole ci racconterà qualche cosa in più su questo importante progetto. Il programma frutta nelle scuole italiano è il più grande programma europeo, circa 30 milioni di euro. Siamo riusciti a coinvolgere quest'anno 1.100.000 bambini, un numero veramente rilevante, quello di tantissime scuole. Distribuiamo in tutte queste scuole prodotti di qualità dell'agroalimentare italiano e li accompagniamo con prodotti di informazione, con programmi di informazione sul valore nutrizionale della frutta. Qual è l'obiettivo? Incrementare il consumo di frutta nelle famiglie italiane. Ho sentito che i consumi di frutta effettivamente col vostro progetto sono aumentati, cioè c'è un risultato concreto. Sì, dopo alcuni anni di programma i risultati cominciano a vedersi, i dati appunto sul consumo di frutta ci fanno vedere che è cresciuto il consumo di frutta nelle famiglie target interessate dal progetto nel corso degli ultimi 2 anni del 3,4% rispetto all'1,5% delle famiglie medie italiane. Vuol dire che abbiamo raddoppiato il tasso di crescita del consumo di frutta. Un primo risultato, c'è ancora molto da fare, però all'interno di una dieta equilibrata, noi siamo il paese della dieta mediterranea, l'abbiamo raccontato ad Expo con grande forza in questi 6 mesi, riteniamo che dai bambini si può partire per rafforzare proprio il consumo di frutta, verdura, che sono le specificità della nostra produzione agroalimentare. E per fare conoscere, per far apprezzare ai bambini la frutta e la verdura, voi puntate sulla qualità come Italia. Che cosa sono? Quali sono i prodotti che vengono più apprezzati? Allora, il programma sì, prevede qualità dei prodotti, quindi vuol dire molto biologico, molto prodotto di indicazioni geografiche, vuol dire molti prodotti di quarta gamma, cioè quelli che tutti ormai conosciamo, compriamo al supermercato con frutta già lavata e pulita, vuol dire spremute di frutta, mousse di frutta. Chiaramente i bambini piacciono molto le fragole, però il nostro tentativo è di insegnare al bambino di consumare la frutta di stagione. Cioè aiutarli a saper consumare la frutta nella stagione giusta, quella del proprio territorio. Questo è uno degli obiettivi del programma e su questo stiamo lavorando. Grazie tanto, arrivederci.